Slalom di Amendolara, Franco Mario, un po' non amareggiato, però si aspettava qualcosa in più dalla nuova macchina. Raccontaci cosa è successo. Assolutamente, prima gara con la Saxo, mia macchina personale, sia ricognizione, gara 1 ci siamo girati la seconda postazione, gara 2 l'abbiamo portata a termine abbastanza bene, gara 3 non siamo saliti per un problema al radiatore, riscaldamento della vettura. Vabbè, problemi di gioventù, niente di risolvibile. No, una sciocchezza. Bene, per questo. Hai detto la tua macchina personale, quindi quella che curerai di più. Chi ti sta curando la macchina in questo momento? La macchina me la cura Carmine Roberti, mio meccanico, che saluto e ringrazio naturalmente per il lavoro svolto, perché la macchina funziona davvero davvero bene. C'è soltanto da migliorare. Io, non la macchina. Perfetto, grazie. RS classe 1006, giusto? Terzo classificato su Suzuki Swift del Cosenza Corse, un esordiente, Pietro Samuele Venneri.
secondo classificato su Citroën Saxo, Mario Franco. Della piloti per passione da Reggio Calabria, su Peugeot 106, 16 valvole, vince Giuseppe Modafferi. Giuseppe Modafferi, oltre a vincere la classe 1006, vince anche il gruppo RS, quindi gli consegniamo una seconda coppa, la coppa dell'assoluto.